Grazie al progetto Un buco nel muro, promosso dall'associazione Adricesta Onlus, il reparto di oncologia pediatrica dell'Umberto I ha ricevuto in dono computer dotati di webcam e altri strumenti multimediali assemblati specificatamente per essere introdotti nelle camere sterili per il trapianto delle cellule staminali. In questo modo i bambini ricoverati, benché in isolamento, potranno continuare a comunicare con il mondo esterno. Testimonial d'eccezione del progetto, l'attore Alessandro Preziosi, che da anni ormai segue le iniziative dell'associazione nelle varie città d'Italia. Iniziative di questo tipo fanno bene non solo all'ospedale, destinatario di questa attenzione da parte delle associazioni di volontariato, ma principalmente ai bambini che purtroppo si trovano in condizioni precarie di salute. Benvengano, ripeto, queste iniziative atte ad agevolare il soggiorno in ospedale, così questi ragazzi possono collegarsi all'esterno e quindi continuare a comunicare con le loro famiglie, con i loro compagni di scuola, con i loro amici. Questa è veramente una cosa veramente importante. La comunicazione nei bambini con la camera sterile è davvero un passaggio verso l'esterno importante. Per di più è di buon auspicio il fatto che dobbiamo rientrare nel nostro reparto con le camere sterili nuove, eccetera, e quindi collocheremo tutti i computer, eccetera, nel giro di pochi mesi, si spera, perché ormai i lavori sono addirittura d'arrivo, e quindi ci sarà un'altra una vera inaugurazione alla quale inviteremo di nuovo la mia amica Carla Panzino, che è veramente preziosa per noi. Finalmente questa inaugurazione al Policlinico Umberto I, in un reparto che sicuramente accoglie tanti bambini da tutte le parti d'Italia, è un progetto che aprirà un ennesimo ponte verso il mondo esterno per i bambini che sono costretti per lungo tempo a rimanere qui in ospedale. Abbiamo sempre creduto che i bambini andassero tutelati non soltanto nel far vedere loro che la malattia passa, che tutto tornerà come prima, ma anche continuare e far sì che il collegamento con il mondo esterno continui. L'obiettivo da 10 anni di questa associazione è proprio questo, è molto semplice, è molto elementare. Non è così facile riuscire a costruire dei computer che possano entrare nelle stanze sterili dei bambini malati di leucemia. Quindi quello che sembra per noi persone che viviamo la vita di tutti i giorni una cosa semplice, cioè comunicare con una webcam con il mondo esterno, non lo è così scontatamente semplice per i bambini. E quindi il fatto di collaborare con un policlinico così prestigioso, soprattutto che poi ha curato pure mia figlia, quindi mia figlia sta benissimo, è una cosa di grandissima, mi rende molto felice, soprattutto perché avviene finalmente nella città dove vivo.